Benvenuti, siamo sulla pagina Tourism Peschiera. Abbiamo fermato la barca vicino al bastione Feltrin, siamo scesi perché oggi volevo mostrarvi il bastione Tognon, però con una prospettiva differente, chiaramente non dalla barca, anche perché qui in questo momento tra il controbastione dove siamo adesso e il bastione che è alle mie spalle, il canale si stringe, le murate, quindi le mura sono molto alte e non avrei potuto mostrarvi questo saliente, che è il saliente del bastione Tognon, che ha una particolarità. Seguendo la linea proprio delle due cortine che sale, si arriva ad un'edicola. In questa edicola, come vedete in queste foto aeree che abbiamo scattato non molto tempo fa, si vedono i resti del leone di San Marco, della Serenissima Repubblica di Venezia. Resti che chiaramente sono tali perché? Perché come sapete ormai, se seguite il nostro canale, se avete seguito la storia della Porta Verona e degli altri leoni marciani che sono disseminati sulla fortezza di Peschiera, è stato distrutto e scalpellato dopo il Trattato di Campo Formio del 1797, ma questo è stato un destino comune a tutte le effigi della Serenissima Repubblica di allora. Però chiaramente questo canale ha una particolarità. Intanto, come ho detto, è molto stretto con queste mura molto alte ed è come fosse una piscina naturale. Infatti a settembre normalmente a Peschiera si svolge una delle tappe più spettacolari di triathlon e questa parte qua dove siamo adesso è forse uno dei punti di osservazione più belli e in assoluto che vi fanno vivere questa emozione del triathlon in modo assolutamente unico, perché questa di fatto è una piscina naturale. Se guardate com'è conformata questa curva quasi a gomito che arriva dal lago e per entrare dentro i canali, questa è una piscina naturale con degli spalti che sono i bastioni e i controbastioni, assolutamente di assoluto pregio e con una rilevanza storica del tutto particolare. Quindi ecco, quando si dice insomma quando la storia incontra lo sport, quando la storia fa parte della cultura quotidiana e dà un valore a una città, beh, lo dà sia per la cultura ma lo dà anche per lo sport, in questo caso il triathlon. Gli atleti di tutta Italia e non solo conoscono la tappa di Peschiera proprio per questi passaggi qua attraverso le mura, in queste piscine che solo questa città riesce a regalare a questi atleti e alle persone che qua si mettono a vedere questa gara, insomma, godendo di un panorama assolutamente unico. Ecco, io vi invito a guardare la pagina YouTube Tourism Peschiera, perché lì abbiamo la raccolta di tutti i nostri video divulgativi, anche i video del bastione Tognon, a cui si aggiungerà questo, e questo video fa parte di questa collana di tour delle 5 punte fortificate di Peschiera, cioè della fortezza pentagonale di Peschiera, che si era, diciamo, fermata la volta scorsa al bastione Feltrin, oggi ha toccato fuori dalla barca chiaramente il bastione Tognon, e la prossima puntata sarà sul bastione Querini, in cui vedremo anche un sistema di canalizzazione fortificato al di sotto delle mura, costruito dall'esercito asburgico per creare un sistema di canalizzazione reflua per le caserme dei militari, assolutamente di pregio perché sfrutta la corrente del lago ed è un sistema fantastico ancora oggi, che potrebbe tranquillamente funzionare ancora oggi, e lo vedremo nel dettaglio. Quindi io con questo vi auguro una buona giornata, seguiteci sempre su Tourism Peschiera, perché Peschiera ha sempre qualcosa da regalare, c'è sempre da imparare. Grazie, alla prossima, e viva Peschiera e viva il Lago di Garda!